Mano, adesso ti facciamo vedere la collezione di Yuri, soprattutto partendo dalla cantina dove ha delle cose nascoste. Vuole andare a casa. È troppo piano. Ma era dietro di noi. Sì, ma te sei fuori per quella strada a 130. Ma cioè non è mai andato a 130, ma è stato dietro di noi, dai. Sì, proprio piano. 110, 120. No, ma nel senso che tanto a voi non ve ne frega niente, andate di sopra, adesso ti porto nella tana delle tigri. Wow, qui è dove nascondo la canticenica. Qui è dove nascondo le mie action figure. Action figure. Qua è dove concentro tutte le action figure che non ho aperto praticamente, no? Perché non le hai aperte? Tipo, guarda questi Iron Man. Bella. Figa, non li sboxano, ma li dà da sboxare. Ma potresti darmi della roba? Sì, un po' sì. Guarda questo. Potresti darmi da sboxare, però. Cazzo, sai quanto l'ho pagato? Quanto? 20 euro. Dove? Dalla Cina, ma sono originali. Guarda. Cazzo. Guarda. Non è bootleg. Non è bootleg. Poi vedi, c'ho tutte. Come quel cretino amico tuo di Samuele. Esatto. Meno male che non ci sente. Meno male che non ci sente. Vedi che c'ho tutte le armi. Ascolta, cameraman, mi stai un po'. Addosso. Guarda che bello questo. Che bella questa, cazzo. 20 euro, E poi vendono anche tipo le tutte le braccia che sembrano l'armatura. Ma aspetta, no, giusto per farti rendere conto, questo è tanto aperto. Ma il cameraman non parla. No, scusa, soldi, sì, hai ragione. Cioè, 20 euro meglio di una Marvel Legend, Vai a, vai a sentirla alla luce. Però è un po' leggerina. No, va bene, leggerina. Qua va bene sotto questa luce, Manu, questo qua. Allora, Manu Nerd dice... Ni, è un po' troppo leggero. Oh, caga cazzi, certo. Com'è? Marvel Select è più pesante. Sì, ma 20 più... euro. Ah, no, 20 euro ci sta. Con quel box lì? No, devo dire che è fatta bene per sì, 20 ma... euro. Ma 20 euro, guarda qua. Hai capito? 20 euro ci sta. E non le esponi queste? Sì che le espongo. Ah, le espongo. In cantina. Ah, guarda Yuri su quel quadro, lo vedi? Guardalo qua. Guardalo qua, lo vedi? Oddio. Qua abbiamo tutte le Don Presto. Queste sono le Kamehameha. Qui vedi Bardock. Quelle sono Gon. Originali, sì, sì, tutte originali. Non le apre, lui non le apre. Sì, però non so dove esporle. E poi qua abbiamo un pezzo forte, Vabbè, non lasciate le frigge. Ma questo? È un po' malato che c'è le cose in cantina. Questo? Ma questo? Questo che questo vado a cercare su internet quanto costa. Vado a cercare su internet quanto costa. Sta 180 euro. Sì. No, 300. Scorpio non c'è. Gli ho esposti di sopra. C'ho Smoke Rain, ti avevo fatto anche la recensione sul canale. Ah, ok. Vedi? Smoke Rain. Qua c'è Radish che è la nuova uscita. Queste sono le Sagat, Guile. Questo qua l'ha fatto Samuele sul canale. Lo Splinter, quello famoso. Guile Giga. Ah, anche queste Turtles qua, guarda quanto è malato. Figa. Allora, queste guarda quante è malato. Sì, ma queste sono quelle che ti ho fatto. Belle, queste sono belle. Dai, queste le compri. No, queste le vende davvero, però, Dai, che cazzo me ne faccio? Ma non le prendo più le action figure. Sì, ma queste non vuoi averle nella tua collezione? No. Sei sicuro? Te le do al prezzo che le ho pagate io. Troppo. A telecamera spenta. Troppo. Ma non è quel prezzo che ho detto. Qui abbiamo anche un dentifricio. Ah no, aspetta. Non mi piace questo. Perché a me Batman fa cagare. Questo non che si sblistra. Questo ne ho due coppie. Ne ho due coppie. Perché è la mia action figure preferita da bambino. Non sta bene lui. No, non sta bene. Ce n'è una coppia sboxata. È veramente brutto, lo so che storia. Vero che è brutto, no? Fa cagare, gli ho detto anch'io. Sì, ma questo invece. Cazzo, questo è bello, Hercules, ragazzi. Questo è brutto. Quante cose c'hai, oh? Questo è brutto proprio. Oh, ma quante cazzo di cose compri? Ma non sei normale, Ma guarda che sopra è pieno di roba, Le rotte. Poi qua c'ho le Dragon Stars di merda. Sei qua in plexiglass. Guarda com'è orgoglioso di farti vedere le cose. Poi non le sboxa per il canale, Non le apre, però va bene. Allora, quando tu mi verrai a trovare a Bologna... Sì? Che avrò messo in mostra il mio piccolo museo, sarà tutto in mostra. Sì, io ho solo bootleg a casa. Abbiamo anche le zanzare qua. Sì. Guarda cosa c'è dentro, wow! È fantastico! Questo non lo trovi neanche qui. Comincia il reparto vintage. Vabbè. Questa è tanta roba, Mi sa che lui fanno cacare. Non vero? Mi piacciono i vintage. A me no. Capisco ma ti fa il cacare. Sentimento, ma se devo parlare di tenerla esposta, no. Perché esatto. Cioè, se ce l'avessi nella sua confezione originale, esposta addirittura in un quadro sigillato, è un conto che deve valere tanto. Ma se è una roba vecchia che non vale un cazzo, così... Lì puoi scegliere un po' il cuore.
Questa te le puoi portare a casa, quella sì. È la scatola del portarselo a casa. Come la tua. Bravo. Mamma mia che guarda, bella. Guarda se trovi qualcosa. No, grazie. Guarda come cerca però. Guarda no, come no, ma no, grazie. Guarda la lamido. Bella quella sono però. Sono da comporre, però sono... Le lascio ai bambini del terzo mondo. Poi abbiamo... Sono le scatole, toys. Ovviamente. Sono scatole cose da riccone. Perché io tengo le scatole. Guarda lì che c'è. Questo, tanta roba. Dai, ma sono brutte le Marvel Legends. Questi? Bella, questa l'avevo vista una volta. Te la vende quella, eh? Non mi piace il punitore. No, quelle sono vuote, no, perché sono ce li ho esposti di sopra. Allora, quella, perché non mi è esposta questa? Bellissima. Perché l'ho presa perché mi piaceva tanto, ma in realtà poi... Questa io comunque io Marvel Legends l'ho comprata a 90 euro per volerla prima che arrivassi in Italia. No, pazzo. Lui l'ha pagata 30. Pazzo. Ma il bel costo no, sì, sì. 25, 30. Sì, ho pagata quella. Poi... Basta, ancora. Andiamo su. Eh no, poi c'ho. Ma come c'hai? Tutte le SH figures, le scatole, sono le scatole, perché sono tutte esposte di sopra. Ed è bello alto, se tu guardi. Con i vari kit, sculpting, cioè... Guardate qua. Sculpting, ho sbagliato l'autodista. Vabbè, andiamo su a vedere il resto della collezione, eh. Sì. E giù la telecamera. Lo so, ma non è, lo so. Amore. Colpatore. Beviamo stasera. La collezione di Yuri vista da Valone. Guarda quanto è soddisfatto di farti vedere la collezione. Poi abbiamo qua la libreria di Serena con annessi Funko Pop. Mary Poppins. Freddie Mercury. No vabbè, è qua. E io sono pazzo di SH Figures di Dragon Ball. Qui invece c'è tutto il Batman. Bellissimo. Dark Knight Metal. Sono tutte le varianti di Batman. Batman. Come che si chiamava? Dark Knight Metal. No, però lui. Il Dawnbreaker. Dawnbreaker, sì. Bello. Qui invece c'è il Grim Knight, mm-hmm. Lì c'è Thomas Wayne, quello dello Spawn, qua ho messo un po' di McFarlane, quella lì invece è una Matrix di Batman, super posable col mantello con i fili di ferri che lo regoli come vuoi tu. E questo qua è il mio primo acquisto da Mondo Action Figure, il Batman Black and White. Bootleg, infatti c'è la coda staccata. Bootleg? Il bootleg si stacca la roba. L'hai visto sul comodino anche? Guarda come sono soddisfatto Yuri quando inizia a respirare come i cani. Questa è una figata pazzesca. Sì, quello è bellissimo. Bellino. Schifo. Oh, oh. Ma cosa no, schifo? Quale? Cosa schifo? Joker, perché no. Odio questa cosa che hanno fatto del film Joker. No, quello lì è bellissimo. Cioè, quello è... Volete picchiarvi? Poi ah, facciamo vedere qua. Quali sono Collectibles, Reptile, Scorpio, no, Sub-Zero. Bello questo qui. Lo vuoi? Te lo vende, eh? Anche sto là non mi piace. Quale? Quello? Quello è un bootleg. Ti piace? È bootleg. Oh, è bello. È bello, è bello. Però non sta in piedi bene. È quello il problema. Non sta sì, in piedi. E poi vedi il mio unico Funko Pop è lì dietro un po' imboscato, che è il Thanos. È tanto imboscato, potresti tirarlo sì. Fuori. Ma perché vedi, io ho questo reparto a disposizione, quindi... Bella questa cosa qua? Sì. Piace? 3D Lights si chiamano. Sì, no, le conosco. Ma Antonio non me le fa mettere. Cosa pensi? Cosa piace pensi? Questa collezione? Mi piace questa collezione. Però secondo me deve iniziare a anche lui Hot Toys. Ma ha cominciato, cominciato. E adesso ti faccio vedere una chicca, perché come tu ben sai, le SH Figures e la Bandai hanno tante parti intercambiabili. Guarda roba delle. Vieni, andiamo. Accendi tutte le luci che hai, eh. Mi sono ingegnato così. Sì. Qui c'è il... Ma questa è la fabbrica di cioccolato? Sì. Qua nascondeva i... Qua nascondeva le cose. E io praticamente... Scusa, vengo di là così. Ma no, di là c'è anche altre scale. Siamo anche in favore della camera. No, luce, favore di luce abbiamo bisogno. Favore di luce. E qui praticamente c'ho... Pezzi da cambiare. Tutti i pezzi, vedi? Non sei iniziato a ricambio. Esatto. Ma pensa a te. Vedi? C'è una figurina per ogni scomparto in modo tale che io riconosco e individuo subito il pezzo. Qua vedi sono ancora da aggiungere. Malato? Dici che è malato Manu? No, è... È giusto. È malato giusto. Cioè? C'è la camera che è ancora in giù. È malato giusto. È malato giusto. È malato giusto. È malato giusto. Voto a questa collezione da 1 a 10. Cioè, considerando che comunque a me piace Dragon Ball e compro Dragon Ball. 10, se non fosse per qualche bootleg dai 10. 10, ma 10 su 10 è tanto, eh. Sicuro, non ha delle Hot Toys, c'è anche un Joker. Ma arriveranno.
8. Eh no, se gli dai 10, poi lui finisce di collezionare. Facciamo 7,5 perché così collezione. Poi mette gli 8 e se ne sta. Esatto, arriva, esatto. Arriva. A me piace fare i video su di voi che spendete i soldi e non li spendo. Joker non interessa, lui gli fa cagare il cazzo. No, Joker mi piace, ma non Nate Ledger, né quello nuovo, come che si chiama? E quale Joker ti piace? Quello di Jared Leto che fa cagare. Allora, Jared Leto, eccolo. È stupida la questione dei tatuaggi, così. Ma avrebbero potuto fare un Joker. Ma hanno fatto quella cazzata da boss mafioso, che Joker non è mai stato. È stato un boss a Gotham, ma non mafioso. Lì sembra proprio un boss mafioso pappone. Però fisicamente, anche come faccia, capelli, eccetera, sarebbe stato perfetto. Va bene, ragazzi, avete visto la collezione di Yuri? Anche se non sa che è un video sulla sua collezione. Con Manu Nerd e Yuri.